Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo Notti sono Senix e oggi signori siamo tornati sul mondo di Ark Offline con il nostro eroe Fabrice, l'eroe dei due mondi, il nostro piccolo Garibaldi. Allora, vediamo un po' com'è qua la situazione, non ricordo che cazzarola stavamo facendo qua, la fornace che stiamo a fa. Oh, il lingotto di questo lo possiamo, tra l'altro cosa sta bruciando che non c'è legno, non lo so. Comunque, questo l'abbiamo finito, ok, lo andiamo a mettere qua, gli altri 5, abbiamo tutto, sì, questo sì, la picca ce l'abbiamo. Ma va bene, ok, possiamo andare, credo, dai. Dunque, inizieremo a fare i nostri muri di legno. Li abbiamo sbloccati, credo di sì. Li abbiamo sbloccati? Li abbiamo sbloccati, gioco? L'abbiamo fatto? Perché io non ricordo... Sì, li abbiamo fatto. Ok, inizieremo a convertire questa casa in legno, sempre dando un occhio, facendo un po' di attenzione a ciò che ci circonda. Oh, quindi andiamo anzi a mettere... Scusate, io non mi fido mai a... ad entrare nell'inventario quando sono fuori. Allora, questo, allora, a livello di armatura siamo completi. No, che cazzo la sto a fare? Voglio... dov'è? Ah, non l'abbiamo sbloccato allora ancora. Sì, io non l'ho capito, l'abbiamo sbloccato o no? No, perfetto, non li abbiamo sbloccati. 1, 2, 3, 4. La porta di... no, vabbè. Vabbè, ormai. Santa pazienza. Chi è? Boh, salve tartaruga. Oh, il Protoctotopon, ragazzi, mi attira sempre, anche se il sogno, sapete bene, che rimane il nostro amico, come si chiama, Lecus, il nostro cavallone. Allora, dunque, mettiamo subito qua le fondamenta, ragazzi, con le fondamenta di pietra la nostra esperienza volerà, che è un piacere. Cosa serve, tra l'altro, per fare... Ah, anche la legna, se mannaggia, oh, la legna a noi ci manca sempre. Aspettate. Ok, allora, dicevo, la legna qua manca sempre. Però adesso finalmente abbiamo, grazie all'accetta di metallo, ragazzi, raccogliamo molto più materiale. Ah, che belletta, però manca secondo me, anzi no, secondo me manca proprio il legno, purtroppo. Da queste parti sembra un po' un problema, scarseggiamo il legno. Stiamo anche un po' a morire di fame. Ma avete consigliato anche di provare ad abbattere il rinoceronte per farci la pelle. Bene, potrebbe essere un'idea, effettivamente. Andremo magari a sbloccarci la balestra adesso. Sì, vediamo, tra l'altro c'è la balestra. Balestra. Sì, la sblocchiamo subito. Perfetto, serve metallo. Ok, serve del metallo. E per il metallo, ragazzi, serve il buon... come si chiama? L'opterodattilo. Ci serve l'opterodattilo per andare a esplorare i nuovi mondi. E ci stiamo arrivando, tra l'altro, se non sbaglio. Ecco, qua c'è il metallo. Secondo me potrebbe essere... Sì, ok. Iniziamo anche a raccogliere un po' di metallo. Raccogliamo un po' di tutto, ragazzi. Raccogliamo un po' di tutto. Pietra no, ne abbiamo già a sufficienza. Ci manca la legna... Sì, la paglia c'è, ok, manca la legna. Do cazzarola sta la legna. Là c'è uno scorpione. Attenzione allo scorpione. Che bastardo dentro, lo scorpione. Ok, là non ci sono. Porca oh, non c'è un albero su tutta sta mappa. Ma come cazzarola è possibile? Ark però, dai. Allora, niente. Dobbiamo andare dall'altro lato. Siamo costretti ad andare dall'altro. Che cos'è? Aia, mi sono fatto male. C'è un triceratopo a terra, ragazzi, Morto o sta solo... No, credo che sia... svenuto, diciamo. Chi cazzo era un altro scorpione? Chi l'ha fatto? Chi è stato? Sì, infatti, regà, è inconscio. Vabbè, sti cazzi io ti lascio qua, non mi interessa, Chi è? Ce l'ha con me? No, ok. E per essere inconscio, raga, mi sa che questa potrebbe essere opera dello scorpione. Non vorrei azzardare delle facili accuse, ma secondo me è proprio lo scorpione. Allora, andiamo da quel lato, che ci sono anche le iene. Ragazzi, ovviamente, come dicevo anche nell'altro episodio, la pressione sul grande Fabrice è altissima, perché... siamo ormai arrivati a un livello tale che morire significherebbe la morte proprio anche interna di me stesso, diciamo così. Nel frattempo che siamo qua, raga, andiamo
apposare sto metallo, così ci alleggeriamo un po'. Mangiamo un po' di carne. La carne. Oh, salve. Oh, ma per trovare un albero dobbiamo fare 600 km. Ma porca miseria, com'è possibile? No, la iena. La iena alfa. La iena alfa. Attenzione. Famo, attenzione, per carità. Ci stanno a seguire? No, perfetto, ok. Ottimo. È anche vero che con la lancia di metallo, ragazzi, ci possiamo difendere anche egregiamente. Però sapete com'è, le iene attaccano in gruppo, quindi non è... Non... Ecco, attenzione, là c'è pure uno scorpione. Porca miseria, oh, là c'è un altro scorpione. Famo attenzione agli scorpioni. Famo attenzione agli scorpioni. Che credo che sia proprio quello che ha abbattuto il triceratopo. Anche se poi non capisco perché li abbattono e poi non li mangiano. Che cazzo ora li abbattete a fare? Boh, non lo so. Allora, là c'è uno stego che è bloccato. Vabbè, resterà là. Là c'è lo scorpione. Qua cosa c'è? È fattibile la cosa? Credo di sì. Credo di sì. La balestra per... Ah no, serviva il metallo per la balestra. Vabbè, per ora... Boh. Dov'è l'uccello schifoso? Allora, intanto scendiamo. Dai, andiamo a fare un po' di legna. Andiamo a fare legna, andiamo a fare legna. Ti prego. Tra l'altro rischiosissimo qua la legna, eh. Ho già, ok. No, come pietra? Ne abbiamo prese un'infinità. Porca miseria. Come vedete, ragazzi, quello che vi dicevo, andando a fare le fondamenta di pietra, facciamo anche un sacco di esperienza rispetto a prima, eh. No, mo siamo appesantiti, porcaccia. Vabbè, ci serve della pietra. Aspetta, la raccolgo qua. Uno. No, non la raccoglie. Niente, è finta, porca. Pietra. E mo ci serve la pietra. Ma porca miseria, oh, ci abbiamo una cosa e ce ne manca un'altra. Non è mai contento sto gioco, come è possibile? Dove sta qua una pietra mi serve? Una. No, in realtà me ne servono più di una. Però intanto iniziamo con una. Niente, oh, non c'è sta pietra. Non ci sta una pietra, niente. Dobbiamo tornare indietro, perfetto. Il rinoceronte sta a morire. Attenzione, potremmo provarci, ragazzi, eh? Potremmo provarci. Aspetta, mangiamo qualcosa. Qua ce lo leviamo. Mi spavento un po', raga, perché come detto la pressione è tanta nei nostri riguardi, eh. Anche, no, però se dobbiamo affrontare lo scorpione, lo scorpione, il rinoceronte, dobbiamo essere in grado di scappare sicuramente. La sabbia che cazzo la serve? Non lo so. Quindi aspetta, dobbiamo liberarci, liberiamoci di questa, di 20 pietre, dai. Andiamo a prendere lo scorpione. Lo scorpione ancora, dai, il rinoceronte. Questo ci fa il culo, raga, questo ci ammazza. Ne sono sicuro, ci ha ammazzato già. Salve, signor rinoceronte. Però aspetta, prima del rinoceronte volevo vedere se almeno il... Oh, ecco, sì, infatti, è proprio quello scorpione che aveva... Che ho combattuto benissimo. Grazie, signor rinoceronte. Aspetta, raga, ci proviamo. Al limite ci andiamo a rifugiare in casa. E one, e two, e one, two, one, two, three. Fai. Oh, benissimo, è morto. È morto subito. Ottimo. Mi sono cagato un po' sotto, devo dire la verità. Vabbè, comunque. Il corno di rinoceronte lanoso. Oh, la cheratina, pelliccia. Bello, guardate quanta pelliccia che ci sta dando. 104 pellicce. Ecco, però mo stiamo immobili praticamente. Come vedete noi sfruttiamo anche le occasioni che ci si presentano. Togliamo un po' di... Chi è? Porca. Vabbè, buttiamo pure queste altre pietre, dai ragazzi. Ancora, quanto cazzo non l'ha messa sta pelliccia? Oh, oh, 52. Abbiamo anche un po' troppa legna, effettivamente. Porca, c'è miseria, niente. Dobbiamo buttare anche la legna, va, ho capito. No, il metallo... No, che cazzo non lo sto a fare la legna, volevo dire. Oh, no, basta. Mi sto a confondere. Allora, la legna no, questo lo raccogliamo, sì. La carne, vabbè, a questo punto la raccolgo, dai. Anche la carne, il metallo lo raccolgo e questo lo raccolgo. Benissimo. Abbiamo due livelli, credo, sì. Andiamo a aumentare a sto punto il peso e la... Che cosa? Un po' di vigore, dai. Che fa sempre bene. Siamo a livello 27. Salve, signor Scorpione. Grazie per avermi quasi ammazzato il rinoceronte. Mi serviva proprio. Ma ora che ci penso, no? Che cazzo allora dovevamo fare con la pelliccia? Non me lo ricordo. Cosa dovevamo fare con la pelliccia? Credo l'armatura, quella di... Il cappotto di lana, diciamo, va, se non sbaglio. Era questa proprio la nostra idea. Attenzione, qua ci stanno le iene, eh.
Non ce lo scordiamo mai, che le iene sono infide e bastarde. Le iene sono infide e bastarde. Allora, facciamo il giro largo. Bravo. Ecco qua, ci sta una iena. Ecco, quell'alfa è proprio qua, accanto a casa nostra. Salve. Ma se iene attaccano, no, boh, non lo so. Non ho capito. Saranno iene vegetariane, iene vegane. Non interessate alle nostre carni. Salve, io chiudo per sicurezza, non si sa mai. Lo Iodonte è là. Ah, ecco, mo ci ha visto lo stronzone. Vabbè, sti cazzi, tanto stiamo a casa. Questo lo accendiamo, ok. Oh, aspetti, chiudi. Attenzione a lei. Ah, no, credevo la iena avesse attaccato il tricerato. No, niente, ho le traveggole, ho le traveggole. Oh, mettiamo la prima roccia, la prima pietra sulla nostra casa. Che tra l'altro, appunto, non avevamo completato perché ormai la facciamo tutta di pietra, ovviamente. No, che sto a fare? Allora, avevamo detto per un attimo, mi sto... Oh, scusate, mi sto a confondere. Allora, dobbiamo fare... Mettiamo questa qua, perfetto. Dunque, con calma e sangue freddo, come cantava Luca di Risio. Allora, mettiamo la pelliccia qua, dove sta? Dove sta la pelliccia? Era qua, perfetto. Che però... Ah no, infatti, guardate quando ne serve 56, 40, insomma, non ce ne facciamo una mazza. Di solo, però armatura 40 ci dà molta, 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 molta più copertura. Quindi sblocchiamo almeno queste due, dai, per adesso. La balestra l'abbiamo fatta, sì. Si crea lo smithy o no, credo di sì. Armatura, appunto, sì, pelliccia. Manca, anche metallo maledetto, sempre il metallo ci manca. Dobbiamo andare a raccogliere anche un bel po' di metallo, raga. Manca un bel po' di metallo, quindi... Ah, qua abbiamo della legna, dai, ci prendiamo questa intanto. E manca del metallo, benissimo. Si può? Qualcuno è... in zona? No, perfetto, ok. Mi stanno inseguendo, no. Non lo so, queste iene, ragazzi, non mi convincono, sono un po' strane, nel senso che non gliene frega una mazza, attaccano, no, loro stanno là, passeggiano, non... Ripeto, saranno iene vegane, vegetariane, insomma. Che cos'è questo? Sembra lo scorpione di prima? No, un altro morto, fatto da chi non si sa, ma che cazzarola è? Ah, un dilofosauro di merda. Va bene, il dilofosauro puoi restare là a morire, non mi interessi. Probabilmente sarà stata una vittima dello scorpione di prima. Allora, prendiamo un po' di roccia. No, questo aspetta il metallo, questo è per il metallo, mi serve... Ecco, ma porca. Vabbè. 5. Ok, raccogliamo ancora un po' di pietra. Fondamenta di pietra. Ok, ne famo un'altra. Mazza, però 80. 80 è tanto, ragazzi, eh. Oh, qua abbiamo un po' di rocce metallose. Un po' di rocce metallose, perfetto. Benissimo, neanche uno, ottimo. E qua? Uno, perfetto. Così fra circa 20 anni forse saremo in grado di fare... di avere un po' di scorta di metallo. Allora, là c'è il solito scorpione. Vabbè, lasciamolo stare là. 4 di metallo, ok. Tra l'altro era anche in queste pietre lisce? No, 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 manco per niente. Manco per niente! No, no, pietre lisce non ne vogliono, perfetto, ok. Qua, ma questa è finta in realtà, no? Sì, in realtà un po' di metallo qua lo dà, dai. Infatti ricordavo che queste qua, queste pietre, queste rocce marine, diciamo, erano un po' più... droppavano un po' più di metallo. Ne abbiamo 15, ne abbiamo 3. Serve mo' della roccia, giusto? Della roccia, della... No, dov'è? Mazza quanti ce ne ho. No, no, non ti bloccare, grazie, ti prego. Ok, pronti. E one, e tu. Allora, serve cosa? Paglia, tutto serve, va, praticamente, ho capito. Tutto, 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 tutto. Bene. Ok, paglia, fresa, roccia adesso. No, la paglia, ancora un po' di paglia. Un ciccinin, basta, 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 non esageriamo. Mo serve la roccia. Mo serve la roccia. Volevo vedere anche, se non sbaglio, siamo vicini a sbloccare la sella dell'Optero. Oh, c'è un alveare, attenzione, perché questi ci fanno il culo. Serve mo da... Ah, ok, appunto, ricordavo. Ok, serve della pietra. Allora, andando verso casa, regà.
Andiamo a raccogliere delle pietre, vediamo se riusciamo a raccattare un altro po' di metallo. Da questo lato sì, c'è qualcosa. Mamma mia, 1-1, raga. 2-4, 4, massimo queste ce ne danno 4. Dobbiamo salire verso la montagna. Oh, aspetta, no, andiamo di qua. Dobbiamo salire verso la montagna dove solitamente si trovano i giacimenti metallosi, diciamo così. Allora, qua mancano. Sì, vabbè, raccogliamo un po' di pietre, ma tanto ne mancano 70, non ci arriveremo mai. Quindi, no, non volevo fischiare. Allora, andiamo un attimo a casa, postiamo questi tre, poi vediamo a che punto siamo per sbloccare la sella dell'Optero. E dopodiché, raga, possiamo iniziare a pensare di andarcelo a prendere finalmente dopo anni che aspettiamo. Allora, aumentiamo un po' di salute. Anzi, abbiamo 2 punti addirittura. Un po' di salute. Due di salute. Due di salute. La salute è la prima cosa. Livello 29 siamo. Se non sbaglio, però si sblocca molto più avanti. Purtroppo, purtroppo mi sa di sì. Oh, ma qua che è tutto sto casino? Raga, fatemi passare. Per favore, permesso. Dobbiamo fare un po' di pulizia qui. C'è troppa gente. Troppa gente non mi piace. Troppa confusione. Allora, qua no, qua sarà finita la legna, come sempre. Ok, ne mettiamo a 19, ne abbiamo raccolti però un bel po', un bel po', un bel po'. Allora, sul 6. Dunque, continuiamo. Allora, la prima era qua c'è la seconda, qua c'è la terza, la quarta e la quinta. Come appesantita? Ah, certo, perché nel frattempo stiamo raccogliendo giustamente la legna. Oh, questa ce la butto qua, il lingotto sta lì. Perfetto, aspetta, ci dobbiamo alleggerire un poco però, perché siamo troppo pesanti. Mettiamo un po' di selce, questa ce la tagliamo subito, la gradina altrettanto. Questa. No, ho mangiato la carne marcia. Maledizione, non me ne sono accorto. La carne marcia la mettiamo là. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato di interessante grazie ai nostri nuovi livelli. Scendi, 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 scendi. Manette, la sella per il gallimimo. La sella per il gallimimo potrebbe essere interessante. È un altro dinosauro che mi attira parecchio, Il recinto metallico non ce ne frega una mazza. L'ingresso, questo lo potremmo fare più avanti. Niente, ma dove sta l'Optero? A livello 38, raga, quindi mancano ancora 9 livelli. 9 livelli per l'Optero. Possiamo intanto andare a fare la pelliccia là, quello che era. No, manca la fibra però per la pelliccia. Sì, ne abbiamo fibra. Aspetta, 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 aspetta. Ne abbiamo 140. Allora, armatura, pelliccia. No, manca un sacco di lingotti. Ci servono. Allora, dobbiamo andare a fare scorta di metallo. Ho capito. Chi è uno morto là sotto? Scusi. Boh, c'è qualcosa che è morto. Non so cosa. Aspetta, mo andiamo a dare un'occhiata, va. Allora, liberiamoci un po' di questa legna, di queste pietre. Perfetto, siamo assolutamente leggerissimi, liberi come una farfalla. Andiamo, va. Che c'è? Un altro scorpione qua che è? Ah, sì, guardate qua, un altro scorpione che è stato. Mazza, oh, sti scorpioni fanno una strage, però sono fortissimi gli scorpioni, raga. Salve! Vabbè, signor Stego, buonasera. Mazza, un altro qua. Marone, che una strage hanno fatto questi. Allora, iniziamo a raccogliere un po' di metallo. Quel poco che possiamo prendere, ovviamente. Ecco, niente, tra l'altro. Grazie, Ark. Sei sempre molto generoso nei tuoi drop. La tartaruga sta là. Vabbè, l'importante, ragazzi, è che ci guardiamo sempre alle spalle. Non ce lo scordiamo mai. Niente, uno di metallo. Mannaggia. Abbiamo anche un po' di selce nel frattempo. Qua abbiamo. No, selce, basta selce, ne abbiamo già a sufficienza. Andiamo subito a bevere. Tra l'altro abbiamo la borraccia che è vuota, come sempre. Oh, la nostra vecchia casa! Guardate che bella! Ancora i raptor stanno là, tra l'altro. Oh, maledetti, non se ne sono mai più andati questi stronzi. Oh, chi è? Mi sono cagato sotto, maledetto Protoptopodon, come cazzo allora ti chiami? Maria, un colpo mi ha preso, ragazzi, un colpo mi ha preso. Allora, continuiamo la nostra ricerca del metallo. Sì, lo so, sono stanco un attimo. Niente, raga, a 3 a 3 non ce la si fa, veramente è impossibile da fare. Allora, direi di concentrarci piuttosto. Andiamo a farci sta balestra. Andiamo a uccidere questi cazzarola di rinoceronti. Ci facciamo la pelliccia.
E nel frattempo aumentiamo di livello e poi sarà quel che sarà, come cantavano i Pooh. Pietra, 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 il legno ce l'abbiamo. Sì, vabbè, la legna ne abbiamo a sufficienza in casa. Anche perché la balestra, ragazzi, come dicevate voi, potrebbe essere un'ottima arma di difesa, da distanza. Quindi comunque ci serve la balestra, ci servono anche le frecce, ovviamente. Vediamo, dai, 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 Roma. Allora, dove sta? Ecco appunto, bravo. Allora, qua ci sta la pietra, qua ci sta la legna. Mazza, solo uno, oh. Roccia ne abbiamo ancora? Solo 18. Niente, oh, ma porca. Certo, serve un po' troppe risorse per fare una cazzarola di fondamenta. Però, ragazzi, ne vale la pena, eh. Anche a livello estetico, proprio, è tutta un'altra cosa. Oh, benissimo. Allora, facciamo sta balestra, per carità del signore. Armi, a distanza, balestra, perfetto. Ci rinunciamo praticamente a tutti i lingotti. Però, ragazzi, deve fare, che dobbiamo fare. Qua ne abbiamo altri 13. Qua ne abbiamo altri 8. Ne abbiamo raccolti. Accendiamo. Mettiamo un altro po' di legna. 7, ok, questi li raccogliamo. Li andiamo. Dove sta? Qua. Li andiamo a mettere qua. Perfetto, perfetto, perfetto. 13 di qua. Qua 4, qua 2, qua 1. Questo lo droppiamo qua. Come sempre, dobbiamo andarci a fare anche come si chiama? Il frigorifero. Allora, le frecce mo servono giustamente perché una balestra senza frecce, capite bene che è abbastanza inutile, voglio dire. E mo per fare le frecce che ci serve? Allora, qua ci sta la freccia. Fibra. Basta, solo tre frecce, giustamente. Aspetta, 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 perché qua ci sono delle rocce interessanti che potrebbero fare al nostro caso 2, 3. No, niente, ma più di 3 non ce ne dà. Non ce ne dà mai più di 3, ragazzi. Potremmo provare a salire. Purtroppo non conosco la mappa, giustamente, quindi non so dove poter trovare del metallo nel posto più vicino. Per questo volevo prima prendermi l'optero per poter viaggiare più velocemente. Non viaggiare a vuoto, diciamo, ecco, va. E dunque, se sapete magari dove su Valghero si possa trovare del metallo, fatemelo sapere che partiamo alla ricerca del metallo come nel Klondike di Zio Paperone. Allora, abbiamo tre frecce. Nel frattempo, a questo punto, continuiamo a raccogliere le risorse per le fondamenta. Che quante ne mancano, tra l'altro? Che così, ragazzi, aumentiamo di livello. Uno, due, mancano tre fondamenta soltanto. Perfetto, e poi ci possiamo concentrare su muri, eccetera, eccetera. Facendo così, ragazzi, aumentiamo di livello. E possiamo dedicarci finalmente all'Opterodattilo. Che non vediamo l'ora. Credo nel prossimo episodio, ragazzi, saremo pronti all'Optero. Pronti all'Opterodattilo. Che cazzarola ci manca per fare questa? Eh? Ah no, già siamo pronti. Però aspetta, voglio il progetto messo qua. Ok, sul 6. E mo ci manca paglia e pietra. Perfetto, paglia e pietra. Ok. Oh, benissimo, bravo, bravo. Continuiamo, continuiamo ad aumentare. Bene, 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 bene. Così, andiamo avanti così. Stiamo registrando da già un bel po'. Fra poco dobbiamo chiudere, quindi dobbiamo essere pronti. Almeno fatemi finire le fondamenta. Qua prendiamo un metallo. Qua ne. Oh, guardate qua quante ce ne dai. Qua ne raccogliamo un bel po', dai. Qua 4, benissimo. Qua altri 3, bene. Qua 2, vabbè, e ci si accontenta. Chi si accontenta gode. Tra l'altro abbiamo di nuovo 7, porca miseria, oh. Qua altri 3 siamo appesantiti. Benissimo, cosa possiamo droppare? Assolutamente nulla, perché è tutto. No, vabbè, la selce, dai, ne abbiamo a sufficienza. Ne abbiamo un bel po' di selce. Il metallo pesa, raga. È pregiato come materiale, ma pesa un bel po'. Là c'è un parasauro morto, il che non mi fa proprio sperare bene. Credo che, spero, anzi, sia stato sempre lo scorpione di prima. Speriamo. Ok, andiamo a bere. Ci riempiamo stavolta senza scordarcelo. Magari la borraccia sarebbe una cosa intelligente da fare per una volta. Ok, sì, perfetto. Grazie. Abbiamo anche fame, fame, sì, tutte cose abbiamo. Ok. Che cazzarola ci manca qua? La paglia addirittura ci manca adesso. Che palle, ogni volta per andare da prendere un po' di paglia dobbiamo farci 60 km. Allora andiamo, va. Dai, ce la puoi fare. Dai così.
Tra l'altro, ragazzi, sceglieremo il nostro piccolo pterodattilo. Guardate come svolazzano. Siamo pronti. Saremo pronti il prossimo episodio a raccogliere. Mancano 9 livelli. E grazie proprio alla pietra, alle fondamenta, riusciremo a fare un sacco di esperienze. Quindi conto di andarmi a prendere l'Optero il prossimo episodio, finalmente. Dopo anni, dopo mille episodi che aspettiamo, ce la stiamo per fare. Il grande eroe Fabrice qua è pronto. Allora, serve della paia, abbiamo detto. Attenzione qua, gli scorpioni. Queste... Ma che fa? Ah, no, non volevo prendere, scusi, ho sbagliato. Manca mo della legna, mo manca legna. Basta, se no poi siamo troppo pesanti, non ce la facciamo. Mo manca di nuovo roccia. Ne mancavano 3, avevamo detto, sì. Credo di sì. Ok, 2, ne abbiamo fatte già 3. Quante ne abbiamo fatte? Ne abbiamo 3, perfetto, basta. Mo possiamo andare a fare dei muri, perfetto. Sul 6 sempre. Oh, perlomeno. Che cos'è? Ah, sembra che questi cazzaro di terra mi fanno prendere un infarto qualche volta. Allora, per i muri perlomeno, ragazzi, serve molto meno materiale. Qua andiamo sempre di metallo, benissimo. Qua andiamo sempre di metallo, benissimo. Ah, nel frattempo abbiamo raccolto anche un bel po' di metallo. Dai, non ci possiamo lamentare, tutto benissimo. Sta andando tutto alla grande, non sembra vero, ma è così. Allora, ancora un po' di pietra, perfetto. Manca della legna, 3, 20... Ah, qua almeno solo 20 legni. Ottimo! Mo manca della pietra, aspetta, mo troppa legna però ho preso, mannaggia. Poi mi faccio prendere dalla frenesia, ragazzi. Inizio a raccogliere legna a profusione. Allora, prendiamo qua sta legna. Benissimo, 6... Ancora pietra, ne voglio ancora. Di più, dammene di più. Benissimo. Ancora. Bene. Mo che... Aspetta, un po' di paglia, un attimo. Ci puoi dare un po' di paglia, per favore? Una paglia, una sola me ne serve. Giusto? Me ne serve una sola? No, sì, una sola. Aspetti. Bam! 33, vabbè, io ne volevo una, però va bene lo stesso. Allora, manca la... Ok, 2 pietre soltanto. Ok, andiamo verso casa, perché siamo un po' troppo appesantiti. Nel frattempo prendiamo una pietra. La prendi, sì? Ce la fai? Sì, grazie. Perfetto, 2. Oh, benissimo, siamo leggerissimi. Leggeri come una farfallina. Pietra, nel frattempo qua raccogliamo, ragazzi. Perfetto, il dedicuro, ragazzi, per la roccia è il numero uno. Questo dinosauro qua, attenzione perché qua ci stanno le iene, sapete com'è. Benissimo, prendiamo qua. Ci sono altre pie, altre rocce metallose. Però dobbiamo droppare qualcosa nel frattempo. Vabbè, aspetta, mo qua facciamo. Benissimo. Anzi, però ne approfitto, aumentiamo un po' il peso, dai, che così uno e un po' di vigore, perfetto. Siamo a livello 31, ragazzi, mancano 8 livelli per poter arrivare all'opterodattilo. Aspettate, nel frattempo che ci sono qua, ne approfittiamo, ragazzi, per prendere un po' di metallo. Ok, queste no, sono sempre quelle finte, benissimo, grazie. Che manca, stavolta manca la legna, dai, quindi non possiamo far nulla. Andiamo verso casa, possiamo ste cose, ci alleggeriamo un poco. E credo che possiamo anche, sì, possiamo anche chiudere. Aspetta, fammi venire qua. Che cosa c'è? Io sto a metà, che cos'è? Ah, ok. No, la cacchetta. È molto importante, le feci sono molto importanti per ciò che riguarda le coltivazioni, le colture, eccetera, eccetera. Che magari faremo, ragazzi, soprattutto voglio mi voglio studiare bene come fare le carote per quanto riguarda l'Ecus. Quindi magari proprio dedicheremo un episodio proprio alla costruzione di una piccola serra per le carote. Benissimo, anche perché abbiamo visto nell'Arc Live che per l'Ecus, raga, se lo volessimo addestrare con le bacche normali ci vorrà praticamente 8 ore di video minimo. Quindi non è fattibile a livello proprio logistico. Allora, 2 e 1, 3. Perfetto, allora questi sono messi.
Oh, abbiamo fatto però troppa legna, mo. Allora, mettiamo, mo, i muri a 6. Allora, 1. No, questo. Ah, porca miseria. Vabbè, allora mettiamolo lì qua, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e basta. 7. Porca miseria, me ne mancavano pochi. Vabbè. Allora, qua abbiamo un sacco di legna che andiamo a posare qua. La pietra ce l'abbiamo. Questa. Oh, guardate quanto metallo però abbiamo. Aspetta, però un po' di pietra. Lasciamela questa. La lascio qua. La mettiamo qui. Questo butta qua, bello. Un sacco di metallo abbiamo fatto, raga. Un sacco di metallo. Questo lo butti qua. Abbiamo 20 lingotti, dai, che non è male. Possiamo farcela sta cazzarola d'armatura o no? Sì, perfetto. Oh, che ci voleva. Oh, io direi di andare a ammazzare. Andiamo ad ammazzare il coso, va. Come si chiama? L'altro rinoceronte che c'era là sotto. Dove sta? Aspetti, vorrei. La. Dove cazzo? Ah sì, certo, perché non. Ok, perfetto. Grazie. Grazie, raga. Guardate, passiamo da 20 a 40. È una bella differenza, eh. Certo, soffriremo un po' di caldo, sicuramente, però. Allora, prendiamo un attimo la roccia che serve per costruirci le pietre. Vabbè, abbiamo abbastanza roba, dai. Ok. Dove stai, rinoceronte? Dove stava? Basteranno tutte. Sì, a voglia. Certo, il rinoceronte è bello cazzuto, eh. Ma credo che bastino. Allora, eccolo qua. Perfetto. Allora, scegliamo un bel posto dove non ci può prendere. Certo, non questo sicuramente. Magari questa roccia. Credete che possa salire? Non lo so. Vabbè, al limite, raga, ci andiamo a rifugiare in casa, eh. No, credo che non riesca a salire, però sapete com'è. Noi siamo pronti a fuggire comunque. Allora, via! Vado! Vadi! Aia, mo si incazza. Mo si incazza. Riesa. Ed è così, ragazzi, che ancora una volta la natura ci ha fatto capire chi comanda. Chi comanda, ragazzi. Abbiamo probabilmente sfidato una cosa più grande di noi. Io direi, signori miei. Oddio, sono disperato. Io direi, ragazzi, di ricominceremo ovviamente un altro personaggio a livello già più avanzato. Per evitiamo la prima fase. Arriveremo almeno al livello della pietra. Non ricordo chi fosse il prossimo. Un applauso va a Fabrice, un eroe. E purtroppo ha usato troppo per quanto fossero le sue possibilità in quel momento. Abbiamo sfidato probabilmente un animale un po' più forte di noi. Bravo Fabrizio, complimenti. E adesso vediamo chi sarà il prossimo. Avanti un altro. Mi dispiace, una brutta fine che non meritava tale destino il povero Fabrizio. Però dai, siamo resistiti, ragazzi, 3 giorni. Ragazzi, 3 giorni con lo stesso personaggio è tanta roba, voglio dire. Non è che era una cosa facile. Mi dispiace perché eravamo a fine video, probabilmente ci conveniva andare dentro casa. Siamo stati un po' troppo avventati, ormai sicuri di noi. Raga, è stato brutto, è stato brutto, è stato veramente brutto. Detto questo, ragazzi, io come sempre vi ricordo di scrivermi la vostra nei commenti qua sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Andate alla mia pagina Facebook e Instagram, lasciate un like qualora vi fosse piaciuto il video. Noi ci vediamo domani, magari con Ark Live. Vediamo se lì abbiamo più fortuna rispetto a qua. E noi, appunto, ci vediamo domani. Ciao!